Profumo di primavera. È proprio una giornata stupenda. Oh, com'è profumata l'aria quest'oggi. Com'è dolce il profumo della primavera. Trovo che sia meraviglioso, lo adoro. Sì, anch'io. Sai, vorrei tanto catturare questo profumo per tenerlo con noi per sempre. Sarebbe bello. Ho trovato! So come possiamo conservare il profumo di primavera. E come, scusa? Aspettami qui, torno subito, subito. Anche tu sei molto affezionata alla primavera, vero, Tospi? Niloia, conserveremo il profumo di primavera qui. Oh? Dentro un barattolo? Ma certo, mia madre conserva sempre i pomodori qui dentro, lo sai? Quindi possiamo metterci anche la primavera. Questa è un'idea fantastica. Togliamo subito il coperchio e riempiamolo con il profumo di primavera. Riempio il barattolo di primavera, che bello! Niloia, godiamo un po' vicino ai gigli, ok? Riempiamolo anche del loro profumo. Mete, ci servono degli altri barattoli. Hai ragione, ho trovato, riempiamo tutti i barattoli con il profumo di primavera, ci stai? La primavera ormai è qua, tanti profumi ci porterà. Dovrebbe bastarti. Grazie, a presto, Niloia. Ciao, ci vediamo, Mete. Oh, abbiamo riempito di primavera tutti i barattoli che avevamo. Li conserverò così quando arriverà l'inverno potrò aprirli e mi sembrerà di essere in primavera. Ah, ecco dove erano finiti. Meno male, li ho cercati dappertutto. Mamma, che cosa stai facendo? Sto prendendo un barattolo, cara. No, ti prego, ferma. Lì dentro è racchiuso il profumo di primavera. Il profumo di primavera? Sì, esatto. Io e Mete abbiamo corso tutto il giorno e abbiamo riempito i vasetti con il profumo di primavera, lo sai? Così, quando sarà finita, li apriremo e potremo sentirne il profumo. Ma non si sente nessun profumo. Come non si sente? Prova anche tu. Già, hai ragione. Anche questo non ha nessun profumo. Non abbiamo conservato la primavera. Niloia, tesoro, non si può conservare la primavera. Ma mamma, io adoro questa stagione dell'anno. Le sono molto affezionata, mi piace tanto. E non voglio che finisca così presto. Se ami davvero la primavera, vai in mezzo alla natura e annusa i fiori. Goditela più che puoi, tesoro. Tutte le stagioni finiscono, non si può evitare. Però quello che puoi fare è goderti la primavera prima che finisca. Sì, d'accordo, allora vado a dirlo a me te. D'ora in poi staremo in mezzo alla natura finché la primavera non finirà. A dopo, mamma! Niloia, questi barattoli non profumano di primavera. No, neanche i miei, purtroppo. Non siamo riusciti a conservarla. Amo la primavera, non voglio che finisca presto. Ascolta, forse non possiamo conservare la primavera, però possiamo godercela fino in fondo.
Andiamo in mezzo alla natura a divertirci! Corriamo nei prati e annusiamo tutti i fiori! Non perdiamo tempo! Il giglio! Ah, finalmente sono sbocciati i fiori e il giardino ha dei colori stupendi! Profumo dolcissimo. Se solo avessimo anche dei gigli. Nel bosco ce ne sono tantissimi, lo sai? Se non mi facessero male le ginocchia, andrei a raccoglierli io. Così potremmo piantarli in giardino. Ehi, nonnina, posso andare io nel bosco, raccolgo i gigli e ritorno. Sei proprio un tesoro. Quindi andiamo nel bosco? Sì, per raccogliere i gigli alla nonna. Ci dai il permesso, vero, mamma? D'accordo, ma state attenti. Andiamo nel bosco! Evviva! Nel bosco! Vengo anch'io con voi! Guardate, c'è il nonno! Oh, ma che cos'hai lì? È un cucciolo di capra. Ho del lavoro da sbrigare nel granaio. Potreste occuparvi voi di questa capretta? Ma è davvero dolcissima! Adesso stiamo per andare nel bosco a raccogliere i gigli alla nonna. Giocheremo con la capretta dopo. Ma è perfetto, anche a lei piace andare nel bosco. Lì può trovare un sacco da mangiare. Portatela pure con voi, ragazzi. Andiamo nel bosco! Rose, tulipani, che profumo hanno i fiori! Le viole, i gigli, le azzale, con le api sono a lavorare! Corridai per sempre in mezzo ai fiori e sentirai i profumi qua e là! Con margherite puoi far una corona per te e con gli amici gigli. Capretta, no! Non devi mangiarli! Fermati! Niloia, forse la capra è affamata. Deve mangiare qualcosa, non pensi? Puoi mangiare tutta l'erba che vuoi, capretta, ma non toccare i fiori, hai sentito bene? Capretta, fermati, non scappare! C'è qualcosa laggiù! Potrebbe essere un orso! Dobbiamo portarla via subito! No, io ho troppa paura! Vieni, torniamo indietro! Ora ci penso io! Prendo la capretta e dopo andiamo a casa! No, io non voglio vedere! Niloia, fa attenzione! Stiamo arrivando! Grazie mille, capretta. È merito tuo se abbiamo trovato questi splendidi gigli. Guarda quanti gigli, che belli! Coraggio, portiamoli alla nonna! Che profumo meraviglioso hanno! Grazie, siete stati proprio gentili! No, ferma! Non farlo! Non devi mangiare i gigli, mi hai sentito!
Ah, basta, è tardi.